Allora ragazzi, questo video lo inizio un attimo in modo diverso perché mi è successa una cosa ieri parecchio strana. Stavo, diciamo, andando in giro in bicicletta, era di pomeriggio, quasi verso sera, e praticamente mi ero seduto su una panchina e un signore si è seduto a fianco a me. Ma era non mi ricordo nemmeno, sarà stato un signore abbastanza anziano. E appena si è alzato, ha lasciato, diciamo, cadere una chiavetta. Io ho provato a chiamarlo, però, diciamo, non mi rispondeva, continuava ad andare avanti. Boh, magari non lo so, no, come se non sentisse. Ha lasciato, aveva un cappotto, perché faceva anche parecchio freddo perché pioveva. E ha lasciato cadere questa chiavetta che probabilmente aveva nella tasca del cappotto. Adesso io la chiavetta ve la faccio vedere, è questa qui. E non lo so, ho deciso di fare questo video, diciamo, perché mi è sembrata molto strana la questione, per esplorare appunto cosa c'è all'interno di questa chiavetta che ha lasciato cadere quel signore. Ho provato a rintracciarlo, però non l'ho più trovato. L'ho anche inseguito in bici, ma probabilmente, non lo so, ha cambiato strada, non so dove sia finito. Adesso andremo ad aprire questa chiavetta e andremo appunto a vedere che cosa c'è dentro. La inserisco, non so se si vede bene, la inserisco nel mio computer. Ok, si è aperta una schermata. Allora, sul mio PC si è aperta questa schermata con questo file.exe. Che io non so cosa sia, adesso andrò ad avviare subito la registrazione e andremo appunto a controllare che cos'è, di che cosa si tratta. Ok, allora io l'ho appena aperto, quello che si è aperto è questo. C'è anche una schermata sotto. Adesso io ho sincronizzato la registrazione con la finestra, magari vi alzo anche un po' l'audio, c'è pure una musichetta. Ho sincronizzato appunto la registrazione del gioco con la finestra, quindi non si è visto l'attimo in cui l'ho aperto. Sembrerebbe essere un gioco in realtà. Gioca con me, non giocare, così possiamo chiuderlo e così possiamo giocare. Sembrerebbe essere un gioco, Non so se potrebbe essere un virus, però comunque il mio PC che ha l'antivirus non mi ha detto nulla, quindi forse non lo è. Proviamo a giocare. Ok. Ok. È un vero e proprio gioco. Questa qui siamo noi. Ok, questa qui sembrerebbe essere una sorta di webcam. Noi non possiamo fare niente. Sì, possiamo mettere in pausa. Qua ci sono le note inter. New email. Proviamo a cliccare. Da raven-omelette.com. Che siamo noi, evidentemente, da un qualunque. Uno sconosciuto. Bentornata a casa, sorella. Penso che. No, spero. Che la tua visita, la tua gita sia stata tutto quello che volevi, sia stata molto bella. Ho sentito che il cibo era veramente buono. Non, però non come il cibo qui a casa. La mamma sta ancora bruciando. Bruciando qualsiasi cosa. Ok, non sto capendo. Comunque, ti ho appena mandato un'email per vedere dove andrai. No, per vedere dove andrai e come. No, per vedere com'è stata la gita.
Sto pianificando una gita sulla strada a breve. Maybe can crash in you. Ok, sì, è una lettera, non è nulla di che. Quindi. Ok, proviamo ad aprire le note. Cose da ricordare. Compra dell'altro caffè. Serve altro caffè. Ok, delle ok, sì, le cose da fare. Oh, c'è qualcosa qua. Possiamo cambiare. Orco can. Gioca con me. No. Ok, c'è una cosa sul desktop. Ok. È un giochino. Mi piace qui. Ok, molto strano. Una volta ho visto uno scoiattolo. Ma che cavolo di gioco è? Mi sto spaventando. Secondo me è un virus comunque. Poi fanno naturalmente la scansione. Come sei arrivata qui? Ok, con Space possiamo fare i salti. Ok. Magari vi alzo anche il volume del gioco, così sentite meglio anche voi. Ecco qui. Miau. Chiudi la finestra per continuare. Che cavolo. Come potevi? Oh, ma ci sono. Ok, ma qui non c'è nulla. Quindi hai deciso di giocare al mio gioco? Ok, questa cosa mi sta spaventando tanto. Gli alberi qui sono un pochino spaventosi. Ma non sono alberi, sono persone. Ok. Fra l'altro fuori sta piovendo a dirotto. Lo scoiattolo era spaventato. Ok. Seriamente, come sei arrivata qui? Ok, sto iniziando a spaventarmi seriamente. Anche perché fuori, in questo momento, sta pure piovendo a dirotto. E quindi, cavolo, se mi sto spaventando. Miau, frrr. Chiudi la finestra per continuare. Ma non c'è più l'albero. Ok. Giusto, vero? Continua a giocare e ti dirò qualcosa su di me. Ok. Queste cose prima non c'erano. L'email non la possiamo nemmeno più aprire. Ok, ma sti cose si stanno avvicinando, eh. Io mi sto spaventando, raga. No, non si legge. Ho corso. Non riesco a leggere cosa c'è scritto perché le lettere sono tagliate a metà. Lui parla sempre dello.
Ok. Ok, allora questo che cavolo? Perché un gioco del genere dovrebbe essere una chiavetta sconosciuta? Come va? Ah, siamo morti. No, siamo morti. Ok, ma rilascia. No, ma è impossibile da fare questo salto. Il vulcano qua è esploso. Mi sa che stiamo arrivando alla fine. Miau! È ancora più forte. Chiudi la finestra per continuare. Ok, qua non succede più niente, fra l'altro ho pure ridotto l'icona per sbaglio. Ok, ho sistemato. Nuova email. Da Allegri Omelette. Ok, sì, è ancora una lettera del fratello. Ok, sono andato a controllare un attimo se avessi chiuso la porta di casa perché avevo. Dato che sono in casa da solo, avevo il dubbio di non averla chiusa. Ok, è ancora una lettera del fratello a quanto pare. Questa volta però c'è l'email, lenor@omelette.com. Ok. Possiamo fare qualcosa? Internet? Wow. Ok, ma queste cose non le possiamo spostare, no? Ok, sto iniziando a spaventarmi. La musica si è distorta. La musica si è distorta. Ok, vi abbasso un attimo l'audio perché sta diventando veramente fastidiosa. Non ci troveranno mai. Ok, qui c'è un accampamento, ma. Ok, è spaventoso questo, raga. Scoiattoli, scoiattoli, scoiattoli. Ok. Qua non c'è più il tizio di prima. Però qua le cose stanno cambiando. L'albero qui è cresciuto. Ok, stanno tutti impazzendo. Aia. Stanno tutti impazzendo. E vabbè. Qua c'è qualcosa di appeso però. Oddio, sta bruciando qualcosa. Qua il vulcano sta esplodendo un sacco. Ok, adesso dovrebbe essere finito. Tre puntini. Chiudi la finestra per continuare. Ok.